Quando è stata l'ultima volta che siete usciti dalla vostra zona di comfort? Per aiutarvi a pensare un pochino a questa idea, pensate all'idea della comfort zone, un po' come questo stato psicologico in cui ci sentiamo assolutamente a nostro agio, assolutamente in completa sicurezza, sappiamo esattamente cosa succederà. Quindi, se usciamo da questa zona, come vi sentivate? Cosa avete imparato da questo momento? Mi ricordo questo istante come fosse ieri. Quello che vedete è l'estuario di Edimburgo, il Firth of Forth. Ho fatto questa foto con il mio Nokia N95, di cui ero molto fiera a suo tempo. Era il 23 agosto del 2009, avevo 19 anni, mi ero appena imbarcata su un volo di sola andata per la capitale scozzese, ispirata, tra l'altro, nella mia gioventù, da niente di meno che le Spice Girls. Comincio questo viaggio per cominciare i miei studi universitari dopo aver completato gli studi liceali in Italia e parto senza avere chissà quali risorse finanziarie infinite alle spalle, anzi. Parto senza avere in realtà nessuna connessione a livello locale da un punto di vista familiare. E l'inglese che avevo a suo tempo non era proprio quello che è al giorno d'oggi. Soprattutto l'accento scozzese mi era completamente nuovo. Stavo effettivamente uscendo dalla mia comfort zone in tutti i sensi. E dentro di me un miscuglio di emozioni. Paura di fallire, di non riuscire in questo progetto. Tristezza di aver lasciato la mia famiglia in Italia. Ma anche tanta gioia, tanta curiosità, tanta libertà. Per la prima volta comincio a sentire veramente la possibilità di essere me stessa. Quindi sin da subito comincio a vedere quanta bellezza ci fosse dietro questo disagio e questa ansia. Quasi come quest'ansia e questo disagio fossero diventati da subito degli amici di viaggio. Tanto che negli anni successivi cerco, nel modo più possibile, di mantenere questo disagio. Inizialmente spostandomi poi dalla Scozia in Silicon Valley, dove comincio a vivere in una casa che si chiama International House of San Jose State University. Dovevamo in più o meno 70 persone da tutto il mondo con 35 nazionalità diverse. Per la prima volta sono forzata a, diciamo, sfidare l'idea di normalità, perché quando sei circondato da persone con background diversi, la normalità è molto diversa per ognuno. Per la prima volta sono forzata a confrontarmi con persone in momenti di conflitto e sono forzata a sviluppare certe capacità come la compassione, la diplomazia, l'empatia, tutte capacità che a giorno d'oggi ci rendono ancora umani. Giusto, abbiamo parlato di AI e questa è una differenza che l'artificial intelligence non ci può prendere. Comincio anche a sfidare i miei bias, comincio a disimparare cose che comunque crescendo erano per me normalità e le rimpiazzo con queste nuove esperienze. Più impariamo, più capiamo di non sapere, giusto? E utilizzo questo disagio del non sapere, lo traduco, diciamo, in questa curiosità. Curiosità che mi permette poi di spostarmi in altri posti. Negli anni successivi, inizialmente, dopo essermi laureata in Scozia, mi trasferisco a New York per un'estate, lavorando per una piccola produzione di film. Mi sposto poi in Svezia, dove per la prima volta vivo in un posto che parla una lingua che non conosco per niente. E alla fine mi sposto torno in Regno Unito, questa volta a Londra, dove per la prima volta comincio veramente a confrontarmi con talenti da tutto il mondo che lavorano a livelli di performance veramente, veramente elevati. Soprattutto in ambito tecnologico, abbiamo già parlato di cambiamento, l'abilità di adattarsi al cambiamento, non solamente di adattarsi, ma anche di fare tesoro del cambiamento. E qui ci sono stati dei momenti difficili. Traduco però nuovamente questi momenti in una possibilità di migliorare il mio muscolo del disagio. Comincio a far crescere questo muscolo del disagio e continuo a cercare questi momenti, perché comunque serve un po' un muscolo, giusto? Bisogna trovare questa energia per metterci in situazioni difficili volontariamente, giusto?
Perché alla fine chi ce lo fa fare di metterci in una situazione difficile? Chi ci fa entrare in un ring? Se non vogliamo entrare in un ring, dobbiamo essere noi a controllare questa volontà. E come dice Manoj Arora, la sfida più grande è uscire dalla nostra comfort zone. Perché? Perché per definizione la crescita è dura, la crescita è difficile. Il cambiamento è duro, è doloroso. E Brené Brown dice che essenzialmente dobbiamo scegliere il coraggio di uscire da questa comfort zone. Perché? Perché la scienza ha trovato che se smettiamo di uscire dalla nostra comfort zone, effettivamente smettiamo di imparare, smettiamo di evolverci. E vorrei fare una domanda a tutti voi in questa stanza. Chi si sente, diciamo, inadeguato in una situazione dove magari non saprete quale sarà il risultato di qualcosa? Magari su qualcosa su cui state lavorando e non l'avete mai fatto prima, e quale sarà il risultato? Ok, c'è una buona maggioranza. Ed è normale, giusto? Perché non sapere cosa succederà ci mette in ansia, ci mette a disagio. Giusto? Perdiamo il controllo. E questa però, questo sentimento è una reazione normale che il nostro cervello ha, giusto? È come lì a darci un po' un allarme che ci dice: ehi, non hai mai fatto questa cosa, quindi attenzione, l'amigdala va un po' matta. Giusto? Però sta a noi trovare questa energia per continuare ad evolverci. Quindi come possiamo metterci in questa situazione di adattamento e di apprendimento nonostante le difficoltà? Perché il nostro cervello si dimentica della nostra abilità d'adattamento in quei momenti difficili. Parte tutto dalla comfort zone, giusto? Qui sappiamo esattamente cosa succederà, siamo in controllo e abbiamo sicurezza intorno a noi. Lo scoglio arriva quando dobbiamo entrare nella zona della paura. Qui cominciamo ad ascoltare altre persone che magari ci intimidiscono, cominciamo a trovare scuse, cominciamo anche ad avere dubbi su noi stessi, giusto? E qui magari sarete al corrente dell'idea dell'imposter syndrome, la sindrome dell'impostore, ne avete sentito parlare? Yeah? Ok. Sindrome dell'impostore è una cosa che generalmente è posizionata molto negativamente. Tra l'altro, una ricerca del Harvard Business Review ha trovato che il 70% delle persone sentono un po' questa sensazione dell'imposter syndrome almeno una volta nella loro carriera. Okay? Però se ne parla molto, molto negativamente. Ma perché? Perché? Se cominciamo a vedere questa sindrome, che tra l'altro la parola in sé fa paura, sembra qualcosa di medico che vogliamo evitare, giusto? Ma se cominciamo a vedere questa sindrome come un amico che ci dice hey, attenzione, non hai mai fatto quello che stai per fare, quindi ti farò sentire leggermente inadeguato, così ti concentrerai un pochino di più e potrai avere un risultato migliore. Se cominciamo a vederla da questo punto di vista, tutto ad un tratto, questa sindrome diventa power, diventa potere. Non un limite, come volevano farci pensare. E più ci mettiamo in queste situazioni difficili, più ci spostiamo nella zona d'apprendimento. Qui cominciamo ad estendere la nostra zona di comfort. Cominciamo a sviluppare la nostra abilità all'adattamento, giusto? Qualcosa che era uncomfortable fino a ieri, adesso è un po' meno un problema, giusto? Perché l'abbiamo fatta una volta, la facciamo un'altra volta. Diventa meno difficile. C'è anche un'intervista che Oren Hoffman, un imprenditore, ha rilasciato con Inc.com, dove praticamente ha detto che dovremmo cercare di fare cose difficili almeno il 70% delle volte. La prospettiva potenzialmente di fallire per il 70% delle volte, soprattutto al lavoro, fa un po' paura, giusto? Ma la ricerca dice che effettivamente ha ragione. Se non ci mettiamo in queste situazioni difficili, il nostro cervello smette l'apprendimento e va come un po' in autopilot. Okay? Quindi sta a noi continuare a cercare questo momento di difficoltà, sapendo che comunque l'apprendimento arriva e il sentimento positivo comincia ad arrivare, giusto? E più lo facciamo, più ci avviciniamo poi alla zona della crescita. E qui è dove cominciamo a veramente capire quali siano i nostri valori, le nostre motivazioni, cominciamo a vedere i nostri sogni avverarsi, cominciamo ad avere anche dei nuovi obiettivi che cominciamo a raggiungere. E anche il concetto di fallimento in questo stadio di crescita diventa un alleato.
perché diventa un alleato? Perché è un momento di riflessione, se fatto con intenzionalità. Cosa posso fare meglio la prossima volta? Giusto? Invece che vederlo come un fallimento, diventa un apprendimento. In realtà il vero nemico qui diventa un po' la routine, diventa un po' la stabilità. E, per carità, la stabilità, a tutti piace un po' di stabilità. A tutti serve la stabilità per pianificare, per vedere le cose oggettivamente, per capire un po' come pianificare la vita. Ma la stabilità senza l'intenzionalità di trovare momenti nuovi di apprendimento significa che perdiamo un po' l'opportunità di diventare dei professionisti migliori, dei partner migliori, dei genitori migliori anche magari. Quindi come facciamo a trovare questa bellezza nel disagio? Che azioni possiamo fare? Nella mia esperienza, utilizzare la curiosità come strumento di esplorazione più profonda è una cosa che non smetto mai di raccomandare. Anche semplicemente sedersi per avere una conversazione con qualcuno con cui non siamo d'accordo può farci imparare non solo cose nuove su questa persona, ma anche sviluppare capacità che sono comunque richieste molto a livello di leadership a giorno d'oggi. Ne ho anticipate un pochino prima, come per esempio la diplomazia, l'empatia, l'abilità comunque di ascoltare per capire invece che ascoltare per rispondere. E visto che parliamo di esplorazione, il viaggio in sé, la possibilità di esplorare altri luoghi è un ottimo modo per mettersi in situazioni di disagio, perché non siamo più a casa nostra, giusto? Il viaggio infatti diventa anche molto un'opportunità introspettiva, dove sviluppiamo consapevolezza. E se il viaggio non è un'opportunità, perché effettivamente è un privilegio che non si può prendere per scontato, anche solo semplicemente alterare un pochino la nostra routine può mettere il nostro cervello in quella modalità d'apprendimento, che sia semplicemente andare a fare un pranzo con qualcuno di nuovo o inserirsi in un gruppo di networking, che so che, sì, se si è introversi, questo può essere un grande scoglio in sé, giusto? Un'altra cosa che direi è quella di imparare a come dire di sì senza pensare troppo al cosa, al come, nel momento in cui si risponde. Se qualcuno vi dà la possibilità, vi offre di fare qualcosa che non avete mai fatto prima e sentite questa inadeguatezza dentro, è il momento perfetto di dire di sì, anche se fa paura. Perché? Perché siamo mai veramente pronti per fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Un'altra cosa che direi, e abbiamo già parlato un pochino, è di utilizzare ogni momento difficile, soprattutto quelli che considereremo come un fallimento, come un momento d'apprendimento. Quindi fare un passo indietro e chiedersi cosa non è funzionato questa cosa, come posso fare questa stessa cosa meglio la prossima volta. Questa intenzionalità ci permette appunto di tradurre questo fallimento in apprendimento. E un'altra domanda che vorrei fare a voi è: che azione sconfortevole promettete a voi stessi di fare per ampliare un pochino la vostra comfort zone? Quando ero su quel volo, a 19 anni, avevo solamente questo sogno in mente di completare comunque i miei studi all'estero, di riuscire a fare qualcosa e comunque di diventare la prossima Spice Girl, ovviamente. Ho fatto tutto ciò senza avere, come ho detto, chissà quali contatti o risorse economiche e mai mi sarei immaginata che un giorno mi sarei laureata con la tesi migliore del mio anno, avendo studiato comunque in un corso che avesse 600 studenti, avendo studiato nella mia seconda lingua. Ma mi sarei immaginata che un giorno avrei vissuto in paesi diversi, arrivando da una cittadina industriale nella provincia di Vicenza, dove più o meno tutti si conoscono e siamo circondati da montagne. Questo non era mai nei piani. E mai mi sarei immaginata che un giorno avrei lavorato per compagnie di tecnologia globali e soprattutto comunque avrei avuto la possibilità di condividere questa storia con tutti voi, per aiutare comunque altre persone ad entrare o a uscire meglio dalla comfort zone. E quindi, dopo tutto, come dice Thomas Jefferson, se vogliamo qualcosa che non abbiamo mai avuto, dobbiamo essere pronti a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. E, per esempio, una cosa che si potrebbe fare è cominciare a vedere appunto la bellezza che ci regala il disagio. Grazie mille.